Il coordinamento degli insegnanti precari mantovani oggi ha indetto un sit-in di protesta davanti alla sede della prefettura. Perché avete indetto questa manifestazione e che cosa chiedete? Abbiamo indetto questa manifestazione perché vogliamo protestare, perché da più di 6 anni non esiste un percorso di abilitazione per noi e perché in secondo luogo l'Europa per ben 2 volte ha sanzionato l'Italia per mancata assunzione dei precari dopo i 36 mesi e l'Italia risponde con un decreto legge che in realtà ci rende esodati. Noi vogliamo dei percorsi abilitanti speciali riservati a noi precari con almeno 36 mesi di servizio e la stabilizzazione in coda alle graduatorie già esistenti. Siamo circa 55.000 e il concorso riguarderà soltanto 24.000 di noi, posto che riusciremo a raggiungere una soglia minima di 7 decimi e che riusciremo a piazzarci all'interno di un quiz che è altamente nozionistico. Chi non arriverà alla soglia dei 7 decimi, anche con esperienza decennale, si troverà escluso dalla carriera insegnamento. Qui si parla di intere famiglie di quarantenni che stanno rischiando il loro posto di lavoro e che meritano di dare, soprattutto ai loro studenti, una continuità didattica che è fondamentale.